Ma tante cose di Natale, allora, oggetti, tanti oggetti natalizi, no? Quello sicuro. E tante emozioni natalizie. Assolutamente. Famiglie, Mamma sorprese, mia. oggetti decorativi, soprattutto. Sì, vero, vero. E per cui Natale ed emozioni, già no? Natale, famiglie, emozioni. Per cui scarterete delle puntate Sì, emozionanti. a differenza delle puntate solite, diciamo che ci saranno meno oggetti. Antichi, meno oggetti curiosi da quel punto di vista, Vero. ma più legati alla magia del Natale. Vero. Quindi tematizzato anche un po' Sì, il alla mondo degli cosa. oggetti che viene. Certo. Cioè siamo un po' la decorazione di casa. Noi entriamo in casa e decoriamo. Delle vite stranissime, delle vite che non ci Incredibile. aspettavamo, Sì. persone che collezionano, persone che comprano, che vanno nei Davvero? mercatini. Anche De Niro, che personaggio, no? No, non è mai arrivato De Niro. Ah no? Ah, No, scusate, no, no, De De Niro non Niro c'è. no, No, scusate, no, non c'è De no. Niro, no. Questa volta. Prossima volta, prossima volta, Insieme a potrà. Schwarzi? Sì, Sì, è con vero, Arnold. sarebbe bello se Stallone e Schwarzi portassero qualcosa. Certo. Secondo te cosa porterebbero per Natale, Giano? No, non è vero, perché quello è Stallone. Beh, Stallone e Schwarzenegger, sì, chissà, magari un guantone Non è che un decorato, mitra. chissà. Comunque i VIP hanno oggetti particolari. Vero, molto, e non ce lo aspettavamo. Vero? Chi è stato quello più curioso? No, non diciamolo. Hanno tutti oggetti che Diciamolo. luccicano. È vero, è vero, non diciamolo. Però Altrimenti. ce ne saranno delle Sì, belle, cioè si vedranno delle cose veramente, interessanti, strane, veramente, curiose. veramente. Sì. Ah, possiamo spoilerare una cosa? Sì, vai. Roberta Tagliavini si emozionerà. Questo lo possiamo dire. Possiamo Sì. dirlo. E non si vede mai Vero, Robby emozionarsi. La vero. nostra Roberta è un po' il caposaldo del gruppo, un po' quella più austera, no, se vogliamo. Invece Assolutamente. quest'anno ci saranno lacrime Sì, di gioia. di gioia, chiaro. E io, tu Gianno? No, io ho comprato, pensa che alcune cose che ho comprato a Cash or Trash le vorrei regalare, perciò ho già i regali fatti durante le puntate, per fortuna. A me Quindi. mancano due regalini da fare, chissà. Vi aggiorno, non lo so. Comunque ho due regalini da fare. Anzi, qui da Roberto ho visto due cose carine. Trattiamo sul Ok. prezzo, facciamo i Sì, beh, mercanti con i è mercanti. chiaro. Evitare l'abbigliamento. In fondo ognuno di noi, secondo me, odia ricevere abbigliamento, a meno che non siano cose eccezionali, eh? Però insomma, l'abbigliamento è sempre scomodo perché non si sa mai, le misure si azzeccano sempre con, insomma. E invece, prego, prego. Vai, sì. Ok, invece per me è il superfluo. A me non piacciono quei regali di sovrapproduzione, quei regali luccicanti in plastica che davvero non. Cioè tutti ne abbiamo tanti e poi quando lo ricevi a sua volta lo Allora diciamo riregali. una cosa, Sì. diciamo no consumismo, cerchiamo Bravo. di comprare cose che hanno già avuto una vita e diamogli una Esatto. seconda vita. Augurare, guarda, io ci penso spesso ovviamente e penso spesso alla gente che non ha passioni, cosa che noi invece abbiamo, noi fortunatamente siamo stati legati dalla passione, dalle passioni diverse che ognuno ha, però è la passione che muove le cose, perciò diciamo auguriamo alla gente di trovare la propria passione e la propria strada. Noi siamo nati nello stesso giorno, il 23 23. dicembre, e condivido perfettamente quello che ha detto. Siamo veramente, abbiamo un fil rouge lui, la passione, Sì. davvero, ripeto quello che ha detto. Per cui un augurio potrebbe essere appassionatevi di Bravo. qualcosa. Cercate, ricercate la vocazione. Esatto, e un desiderio, Giano. Noi insomma siamo felici grazie alla nostra vita. Sì. Speriamo Che continui che. così, non mi auguro niente, No, certo, se non la fame del questo. mondo che sparisca. No, la fame del mondo Sì, non è possibile. ok. No, auguriamoci di essere, di rimanere così. Non Certo. voglio, almeno lo sai, lo so, so che anche tu provi la stessa cosa. Non Certo. ci serve No, niente, scherzi a non ci serve parte, nient'altro. sarebbe bello tanta pace allora. Speriamo, ma anche lì Speriamo. è difficile. Insomma, auguriamocela, dai. Auguriamocela. Spoilerare non possiamo. Vietatissimo. Natale sarà divertentissimo, atmosfera pazzesca, tante sorprese. Ospiti meravigliosi. Noi sempre agguerriti in asta, però ci siamo divertiti tantissimo. Sì, Natale è sempre un momento abbastanza impegnativo emotivamente e anche in queste due puntate ne vedrete delle belle. Le lacrime forse non mancano. Abbiamo avuto quattro personaggi stupendi, uno più
divertente nell'altro. E non so se possiamo dirli, possiamo spoilerare, ma credo che sia stato detto. C'è Vladimir Luxuria, e Gabriele Cirilli, Fabio Caressa, Sara Simeoni e Fabio Caressa. Ed è stato emozionantissimo per noi conoscere dei personaggi così importanti e così divertenti. Sono stati veramente carinissimi e hanno portato i loro oggetti. È stato bello raccontare la storia e sapere che loro hanno una storia per certe cose. Stato bellissimo. Beh, Fabio Caressa ci ha raccontato un bel aneddoto che non spoilerò, vi lascerò la sorpresa, ma ha ripercorso un po' la sua carriera raccontandoci da dove è iniziata. È sorprendente. Vladimir Luxuria ci ha fatto divertire tantissimo, certo, devo dire. È stata una festa. Ha portato una ventata di follia. E di follia, quindi è stato bello. È un bel mix quest'anno, ancora più divertente. E poi ci sono delle sorprese, ma non possiamo dirvi niente, ci dovete guardare. Possiamo dire solo che il Natale è per le famiglie e noi abbiamo creato una famiglia. Quindi... Sì, assolutamente. Ma quanto sei carino! È vero, è Natale. Ma che devi dire? Io li devo fare tutti. Tutti. Ma il regalo più difficile da fare per me è a mia figlia, perché ha gusti un po' particolari, non è la classica 14enne, è una collezionista anche lei, e quindi devo trovare un oggetto particolare. Non le basta il classico vestito che la mamma regala all'adolescente, no, quello ci sarà, ma devo trovare l'oggetto particolare che lei mette nella sua collezione, sarà difficilissimo. E io devo farle anch'io tutti, mi vergogno a dirlo, ma... In particolare vorrei dedicarmi a quello per i miei fratelli che sono stati importanti in questo periodo e se lo meritano. Alla fine lo comprerò il 24 mattina anche a loro. Anche perché tutti vengono a comprare regali da noi e quindi noi non abbiamo il tempo di uscire per comprarli. Però va bene. Mi hai dato un'idea, però potrei pescare dal mio negozio. Certo, il regalo riciclato. Il regalo fatto nel riuso è importante, però. Certo. È green, è bellissimo perché dare una seconda vita a un oggetto che magari viene più apprezzato dal nuovo possessore che dal precedente, e non è per forza un riciclo di un regalo brutto, è proprio dare una seconda vita a un oggetto che sicuramente se la merita, quindi pensateci, potrebbe essere una buona idea. E destinare l'oggetto giusto alla persona giusta. Che magari lo usa veramente con amore. Che lo apprezza, certo. Vedi, ti ho dato un'idea. Grazie. Io invece do proprio questo di consiglio. Credo che sia giusto fare un regalo che piace a chi lo compra per quella persona. Perché poi alla fine è anche un modo di regalare un pezzetto di te, di quello che tu pensi di quella persona. E se uno inizia a immaginare cosa si desidera, si va in un mondo troppo ampio. Invece... un regalo deve essere un pezzetto di te ad un'altra persona, allora dovete sceglierlo in base a quello che vi piace, secondo me. Sì, no, il regalo è un atto d'amore, per cui è un gesto d'amore, quindi se non trovate il regalo giusto non fatelo a tutti i costi a Natale, fatelo in qualunque periodo dell'anno purché sia l'oggetto giusto per quella persona. Bella domanda, ma io quello che mi auguro sempre, io da un po' di anni a questa parte, quello che mi auguro per me è di essere serena, cioè di vivere le cose serenamente, non per forza in modo semplice, ma serenamente, avendo la lucidità di fare tutto nel miglior modo possibile. E quindi ecco, se dovessi ambire a qualcosa, a un regalo, a un desiderio per un po' tutti, a un pizzico di serenità in più per tutti, perché poi si vive molto meglio, cioè quando si sta un pochino più sereni si vede tutto in modo più semplice, e allora la semplicità paga alla fine. Sì, decisamente, direi anch'io, serenità, armonia. Armonia tra gli affetti, tra la cerchia più stretta.